Giornata cruciale per i negoziati USA-Russia sul caso Ucraina. Il presidente americano Joe Biden ha lanciato un nuovo avvertimento a Mosca in caso di attacco militare. La tensione al confine tra Russia e Ucraina cresce e la diplomazia sembra finora segnare il passo. Ecco l'avvertimento di Biden. Sono stato assolutamente chiaro con il presidente Putin. Non ci sono equivoci. Se qualsiasi unità russa si muoverà attraverso il confine ucraino, questa sarà considerata un'invasione. E ci sarà la risposta economica severa e coordinata che ho discusso in dettaglio con i nostri alleati, così come ho esposto molto chiaramente al presidente Putin. Washington e Mosca provano tuttavia a proseguire i colloqui per sbloccare la situazione con il tanto atteso vertice Blinken-Lavrov di oggi a Ginevra. Il segretario di Stato americano Antony Blinken, reduce dal viaggio a Kiev, è arrivato in Svizzera ieri sera. Come ha fatto anche il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov. Blinken e Lavrov si incontreranno in mattinata, ma sono in pochi a nutrire davvero speranze che possano raggiungere un accordo sull'Ucraina. Intanto per molti ucraini lo spettro della guerra incombente è reale, soprattutto nelle zone di confine del paese. Sono numerosi ormai anche i civili che partecipano ad esercitazioni di addestramento militare, come queste, per essere pronti, dicono, a difendere la loro terra, nel caso la Russia decidesse alla fine di usare la forza. Мало ли что.